hanno ancora valore i festival in questo momento in cui il cinema sta molto cambiando, anche dopo la pandemia. I festival, così come le sale, secondo me hanno sempre valore. Il festival forse è la cosa migliore perché fa una selezione di alcuni film, li porta, li valorizza e non vengono dati così come se fosse del materiale da supermercato, anzi forse è un modo interessante di approfondire gli argomenti, vedere i film, parlarne. Poi appunto quelli che amano il cinema vanno in sala anche con Covid. Chi non va al cinema, che è abituato a vedere i film in televisione magari col telefonino in mano, così con quelli c'è poco da ragionare. Senza speranza. Hanno un altro rapporto col Certo. cinema. Lei consigli può dare un attore con la sua esperienza a chi comincia, a chi vuole affacciarsi a questa carriera? Oltre a cambiare mestiere, quello che mi hanno detto a me quando ho cominciato, è quello che in ogni epoca si dice: il cinema è morto, il teatro è in crisi. Quindi, che fai? Sei sicuro? Io ho cominciato nell'80, mi dicevano così. Uno che comincia adesso dice la stessa cosa. Anzi, forse con le piattaforme c'è anche più lavoro, ma non. No, è un mestiere che uno sceglie, lo fa perché gli piace, perché supera anche i periodi di non lavoro, che sono quelli più frequenti. E poi anche la necessità fa sì che ognuno di noi si sperimenti anche un po' nei vari generi, il drammatico, il comico, il farsesco, il tragico, alcuni autori in teatro che danno la possibilità di spaziare sui vari stili. Quello potrebbe essere un'indicazione, ma insomma, tutto dipende dalle opportunità che uno di loro ha, che uno di noi ha. Uscendo da un ambiente totalmente estraneo alla recitazione, mio padre faceva il tappezziere, mia madre la contabile, e non c'era, diciamo, in famiglia nessuno che avesse intrapreso. Io ho cominciato nell'80, 79-80, facendo, diciamo, quello che capitava. Quindi c'erano, soprattutto a Roma, c'erano delle compagnie che facevano la sperimentazione, il teatro di sperimentazione. E quindi molto spesso si facevano le riletture del percorso, molto spesso manco avevano lette i registi, diciamo. Poi feci un provino con Proietti, entrai in compagnia con lui, sono stato 10-11 anni, e io tutte le repliche le ho viste in quinta, pur conoscendo a memoria lo spettacolo, pur avendo, insomma, guardare un grande attore è un grande insegnamento.